Bella, bellissima, la Madonna di Costantinopoli, come sempre, il 24 luglio si ruba la scena e trasmette la sua grazia alla città e ai cittadini. L'uscita dalla chiesa a picco sulla rupe di Agropoli, la Madonna che attraversa la porta della città, quella storica, l'icona dell'agropolesità, poi scende per gli scaloni e poi va al porto. Tanta fede, tanto amore per la Vergine venuta dal mare che si imbarca. Dopo le incertezze sulle condizioni del mare, tutto è filato liscio. Il mare agitato ha dato filo da torcere a tutti alla vigilia, ma al momento dell'imbarco come d'incanto si è calmato. Madonna però si è imbarcata molto tardi, alle 20:50, per cui nessuno ha potuto vederla da nessuna parte. Per scelta l'hanno portata solo sul lungomare, evitando Trentova per le previsioni del mare agitato, poi improvvisamente calmo. La gente è sistemata sul lungomare e a parte i fuochi dei lidi bellissimi, nessuno ha potuto vedere né la barca né la Madonna. E questo ha creato molto malumore tra i fedeli. La disorganizzazione l'ha fatta da padrona e le scelte sono state completamente bocciate dall'opinione pubblica. La Madonna deve uscire di giorno, tuonano i fedeli, deve essere visibile a mare e per terra e deve poter essere ammirata e pregata prima per la città e poi per mare, come si faceva una volta. E invece oggi è una fugace uscita per arrivare di notte scura sul lungomare. Il ritorno in chiesa al centro storico è una suggestione di suoni, di colori e tanta fede. Lei ha benedetto il mare e la città, come sempre, il giorno dopo è più bella.